Ciro! Buonasera! 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 No, sono tante! È plurale, è plurale! Allora... Buonasera, Mariarca! Ma che Mariarca? Don Ciro, sono sempre Fatima, com'è possibile? Senta, Don Ciro, altra settimana in paradiso, che succede di bello? Ma questa settimana è venuto Don Pietro da Don me. Don Pietro? Ha detto, caro Don Ciro, noi dobbiamo fare la festa a Gesù. Ah, giustamente, Gesù è il risorto, è Pasqua. Con un risotto, un cannellone, risorto, ma vediamo! Risorto, risorto! Don Pietro ha detto, caro Don Ciro, noi siamo, sono 2000 anni che faccio la Pasqua e Pasquette sopra il paradiso. Ah, veramente, sei annoiato. Ha detto, se gentilmente noi vorremmo fare una Pasqua e Pasquette fuori, ho detto, non è un problema. Ma perché i santi fanno anche la Pasquetta fuori? Io ho detto, voi avete il vostro bello paradiso e io giù alla terra c'ho il mio paradiso, che è il mio castello, molto bello. Bello, lo sanno anche loro e lo conoscono. Allora, ci abbiamo organizzato. Ci siamo organizzati. Tu non gestiva. Vabbè. Mi viene da piangere. Ci abbiamo organizzati e abbiamo fatto una macchina, tutti i santi, una Nanzi, una Taretta. Mentre stavamo andando, però, visto che in paradiso stava pure Peppino e Totò. Totò e Peppino, ho detto venite anche voi. Però loro hanno detto, noi veniamo solo se ci portiamo la mala femmina. Giustamente, Totò e Peppino e mala femmina. Ho detto va bene, e si accomodi. Così, mentre stavamo per andare, ho detto, mi ho dimenticato una cosa per la Pasqua. Mi sono dimenticato. Tu tieni una capa in merda. No, no, io! Fermi tutti! Mi ho dimenticato una cosa per la Pasqua, importando il pallone. Il pallone? Come il pallone? E che fai, Pasquetta senza pallone? Ma no, ma è che i santi giocano a pallone? Con Super Santos! Super Santos! Il Santos! Allora... Appena abbiamo arrivato. Siamo arrivati. Tu già stavi là. Lo sapevo, devo stare zitta. Appena abbiamo arrivati là, Peppino ha detto, caro Don Ciro, visto che hanno venuto i santi, vorremmo fare un bello casatiello incantato. Chi non ricorda il casatiello incantato di Don Ciro? Totò ha detto, ma mi faccia piacere. Mi faccia piacere, Totò dice. No, ha detto, mi faccia piacere, prendiamo pure 4 uova che le dobbiamo mettere. Ma lei è sicuro? Allora abbiamo fatto questo casatiello che è venuto di 10 metri, aveto. Esagerazione come sempre. Con dadini di ciclo, formaggio dentro. E poi ci abbiamo messo da dentro al buco una scalazzoccola. No. A chiocciola! No, era una scalazzoccola! A chiocciola! Era una scalazzoccola perché sopra abbiamo messo la mala femmina! Ecco perché! Solo che poi ovviamente il casatiello è venuto un poco storto perché i santi si hanno distratti a guardare la mala femmina. E come ha fatto? Totò ha detto non vi preoccupate, c'ho la livella. No, aspettate un attimo, la livella di Totò è una poesia. È proprio casatiello, no! C'ha ragione però! C'ha ragione! Allora ho messo anche una bella ricotta salata di 5 kg dentro a un ricinto. Ma salata perché c'era troppo sale? No, perché stava a 50 euro chilo. Ma che è? Ma che casatiello era? Esagerato! Senta, Don Ciro, però, visto che era Pasqua, ai santi ha fatto un bel regalo nell'uovo, una bella sorpresa? No, la sorpresa ce l'ha fatta mala femmina! E perché? Perché alla fine si chiamava Pascal! No! E tutti se ne hanno fiutato a soffun, a beverun, a migliare!